Penso, Christine, volevate aggiungere qualcosa? Vado io. Ma diciamo che non posso che condividere quello che ha detto Roberto. Diciamo il pregio difetto di Internet è proprio quello di mettere sostanzialmente alla pari grandi operatori e piccoli operatori. Io penso sempre, non so se vi ricordate, voi siete operatori del settore, quando 5 anni fa Ryanair aveva iniziato a lavorare su Internet. La risposta di Alitalia fu volare di valore, pubblicità bellissime, patinate, il risultato lo conosciamo tutti e che adesso tutti viaggiamo in low cost. Cos'è successo? Che gli utenti hanno premiato sostanzialmente degli operatori molto piccoli ai tempi, però assolutamente disruptive in un mercato che era sempre uguale a se stesso e puntava più, ripeto, su un servizio presunto piuttosto che reale. Quindi il ruolo qui da capire è siamo noi come tecnologie che dobbiamo diventare garanti per, come dire, l'utente o deve essere, non so, qualcun altro. Sicuramente se vengono evidenze, forti, alle nostre, immagino, aziende, come è facile attaccare un cliente, penso sia facile staccarlo. È abbastanza opinabile, nel senso che bisognerebbe avere qui con noi chi fa questo tipo di lavoro e scoprire che magari è legittimato a farlo per altri motivi che non so, faccio per dire che di tipo legale è una società straniera e ha modo di. Però ecco, ripeto, no, dato che non è un settore in cui questo legale sono particolarmente competente, che come potete immaginare già questo mondo è vasto. Diciamo che il pregio difetto è proprio quello che è un ambiente altamente competitivo ed è la cosa che sostanzialmente ci porta, io prima ho fatto un discorso molto onesto di dire partite dal vostro sito, fate un sito che sia visibile e importante per i motori di ricerca dal punto di vista della ricerca naturale, perché questo già significa che gli utenti vi riconosceranno e avranno fiducia in voi. Il passo successivo è quello di fare l'advertising. E dobbiamo dirlo francamente, una cosa di cui si sono rese conto le aziende al giorno d'oggi è che non puoi avere la brand page su Facebook e poi non presidiare il settore della search, perché è vero che dall'altra parte poi è tutto opinabile come vai come dire, a trovare amici, ma inizia a farti trovare da quelli che ti cercano e poi pensa ad allargare il tuo raggio di amicizie, direi. Quindi, secondo me il problema si risolve con una maggiore chiarezza da parte dell'ambito legislativo di chi è autorizzato a poter fare e non fare certe cose, di un maggior coinvolgimento degli operatori del mercato, ma è anche oggettivamente, non dico un rischio, ma è un'opportunità, è un dato di fatto che il settore di Internet ha delle regole, che non è l'assenza delle regole, ma delle regole che sono molto spesso più vaste e internazionali, in cui nello specifico spesso non ci si ritrova. Okay. Christine, want to add something about regulation Well, or this sounds control? like I'm not an expert in this field at all, and this sounds more specific to Italy than things that we encounter in the United States. But I would agree first with what Roberto said about the technology can only do so much in terms of any kind of verification of is this truth or fiction in the content itself. So, you know, we have to rely on the users themselves and reporting things and being honest, et cetera. You know, so I think there's only so much we can do, and I agree legislation needs to be stronger depending on what country you're in, and Okay. we do what we can do. Mi hanno ripreso perché non ho fatto ancora domande su Twitter, quelle sono arrivate su Twitter, in realtà le sto seguendo parecchio, ho visto che ne abbiamo in qualche modo risposto, però prima di darvi ancora un'altra domanda volevo fare un rapidissimo giro, vi faccio una domanda a testa su delle cose che sono uscite da Twitter, così. Allora, per Roberto una cosa un po'. Ok, in realtà su Google ne sono uscite diverse, ok? Chiedono ma quando abolite il PageRank? Chiedono news about Google Wave, no? Okay, quando esce Caffeine, no? Per i più sofisticati, e in particolare quanto in Google Graphene, che dovrebbe essere il nuovo algoritmo diciamo di ricerca col quale classificare i siti Google, toccherà il social. Scegli una delle tre a cui rispondere molto brevemente e poi andiamo velocemente ai tuoi colleghi.
Dunque, premetto che Caffeine è un prodotto assolutamente nuovo in beta, per cui non sono nell'area tecnologica e quindi non sono in grado di darvi una risposta esaustiva, per cui magari molto volentieri vi darei una risposta successivamente. Per quanto riguarda Wave, è un prodotto, anche questo in beta, è stato lanciato al momento in una dimensione molto ridotta. Ho letto una simpatica richiesta di un invito da parte mia, che se chi poi me l'ha inviata, con molto piacere, cerco di averne uno io e poi glielo mando con molto piacere. Si faccia però vivo chi me l'ha mandato, così poi... Wave è un modo simpatico e molto agevole per gestire le relazioni dei social network nelle quali io sono presente. Posso chattare con più persone contemporaneamente. Premetto, io ho avuto così l'accesso una settimana fa, però è una settimana che io sono in giro per l'Italia, per cui non ho avuto la possibilità di esercitarmi in questi giorni. E qual era la terza? PageRank. Il PageRank, ecco, anche qui purtroppo... È stato... Vabbè, questo allora posso rispondere io, almeno una delle domande. Con molto piacere. No, ma in realtà sembra che sia stato definitivamente tirato via, no, da Google. Ne sentivamo in effetti un po' il bisogno. Era essenzialmente una specie di algoritmo che doveva classificare agli occhi di Google quanto pesava la rilevanza di un determinato sito in una scala da 0 a 10. E per molto tempo è stato preso come unico parametro di riferimento la bontà di un sito. Grazie a Dio è un parametro che, bene o male, sta tendendo a diminuire di importanza. Lorenzo, è una domanda, come dire, delicata dal punto di vista finanziario e così via, perciò non eventualmente una di riserva. Bing e Microsoft e Yahoo e insieme, a che punto siamo? Ci sarà una congiunzione dei siti, che tipo di attività ci possiamo aspettare? Quella di riserva? Ok. No, però posso dare una risposta oggettivamente a questa, nel senso che parlare di tempi, ecco, è una cosa su cui non posso dare una risposta. Dal punto di vista del mettere insieme le due aziende, dal punto di vista del lavorare su un prodotto che verrà sostanzialmente sviluppato da Microsoft dal punto di vista ingegneristico e che verrà sostanzialmente, passatemi il termine brutto ma chiaro, marchettizzato e venduto da Yahoo, secondo me questo è un punto importante nello scenario del search, perché mette insieme due competenze distintive evidenti. Da una parte la forza di Microsoft nel software e nella tecnologia. Sicuramente questo porterà a un grosso vantaggio competitivo, e dall'altra parte Yahoo è una media company, è sostanzialmente un'azienda che ha sempre vissuto di pubblicità, esattamente come i network televisivi. Quindi noi abbiamo sicuramente una capacità di relazione col mercato e di vendita che ci consentirà veramente di mettere insieme le due aree eccellenti delle aziende. Questo non è sicuramente un insight, lo sapete, è l'unica cosa che posso dirvi in questo momento.